Buonasera, bentrovati amici di Tuscia TV. Questa sera ci troviamo a Capranica di Viterbo per una grande serata. Come annunciato, siamo qui da Mac Bennis, un locale noto nella zona, per una gara di canto. Si chiama Star per una notte versione gold. Questa è l'introduzione, siamo qui sull'ingresso, io sento già la musica, mi hanno anche convocato come presentatore ufficiale, ma qui sono in questa doppia veste come conduttore temporaneo per Tuscia TV e presentatore della serata, quindi ci dobbiamo affrettare. Amici, accomodiamoci all'interno per vedere cosa accade. A tra poco. Buonasera, è pronto? È carico? Che canta stasera? Eros è la mia vita. Cosa? Eros. Eros, perfetto. Grazie. Viva il gruppo Luca. Pronta? Buonasera, sì, spero di sì. È carica, che canterà stasera? Era una canzone di Giulio Battisti, però nella versione di Giorgia, Nessun dolore. Nessun dolore, in bocca al lupo. E di lupo pure grazie, perché ci sono due versioni di bocca al lupo. Oggi è andato a cogliere olive, no? Oggi no, pure oggi! Purtroppo! Ormai è routine, prima della canzone le olive! Grazie! Per che cosa? Per cantare stasera! Però! Che canta? 5 giorni di Zarrillo! In bocca al lupo allora! Grazie! Pronta per questa sera? Speriamo di sì! Che canterà? La luna bussò. Ok, allora in bocca al lupo. Grazie. È pronta, è carica? È mica tanto. Che canterà? La canzone che mi ricordo. Un po' di Laura Pausini. Laura Pausini, ok. In bocca al lupo. È carica, è pronta? Non c'è male. Che canterà questa sera? La muletta. Napulè, perfetto, in bocca al lupo. Che cosa ci farà ascoltare questa sera? Io canto Finalmente tu di Fiorella. Finalmente tu di Fiorella. Fiorello. Fiorello, il maschio, ok. In bocca al lupo. Questa serata del gruppo Luna. Come vi sembra? Siamo presenti, siamo delle controfigure. Ah, ok. Lei è la controfigura di? Oscar Viglia. E lei? Non se... Infatti non sembrava lui. Sono il sosia. Il sosia di Oscar Biglia. Sì. E lei è la signora Loredana? Nigro. È la sosia, quella sosia, pignola. Sosia della ballerina. È quella pignola. È la contrafigura bella. Ok. Io tecnica. Io odio i cameraman. Odio i cameraman. Che lui copia sempre. Lui copia sempre. Ho detto che si fa distante. Che copia. Non è vero, sono cattivo. Sono fare da giudici a questa serata del gruppo Luna. Speriamo che non mi mena qualcuno, perché no. Insomma, siamo pronti, noi siamo pronti, speriamo anche i cantanti e le cantanti, speriamo che vada tutto bene come sempre sicuramente accada. Bene. Siamo prontissimi. Grazie. A voi. Come promesso, siamo ascoltare qualche battuta con il proprietario locale. Buonasera e grazie per l'accoglienza. Buonasera a tutti e speriamo che sia una bella serata. Ci auguriamo. Abbiamo iniziato che non è tanto, sono 2 anni e stiamo cercando di tirare su questo locale che era un po' disperso, degli eventi, delle situazioni del genere. Sì, dei tempi ci vuole un bel coraggio, è una situazione che è dura andare avanti, però famo del nostro meglio. Di che cosa siete specializzati? Perché penso sai che ogni locale con le sue caratteristiche, poi chi ci rivolgete e quali sono le peculiarità da offrire ai telespettatori? Cerchiamo di dare
spettacoli e buon cibo e una buona pizzeria e divertimento. Diciamo il target per tutti i giovani, meno giovani, a tutte le età, da 0 anni a 100, perché abbiamo avuto anche persone da 100 anni. Carissimi signori, buonasera, benvenuti a Capranica. Cari concorrenti, un sorriso in più perché siamo ripresi anche dalle telecamere. Allora, velocemente, dopo aver ringraziato coloro che ci ospitano in questa location, aver ringraziato i partecipanti, dobbiamo ringraziare però ragazzi, coloro che organizzano la serata, Roberto e Francesca del gruppo Luna. Ecco qui Francesca, che tra l'altro è anche in giuria per quanto riguarda la giuria. Queste performance non di intermezzo ma soprattutto di animazione per quanto riguarda Star per una notte, la nostra amica organizzatrice delle serate, Francesca Bellacqua. Dobbiamo stare fronte telecamera stasera, non dimentichiamo che abbiamo qui le telecamere. Buonasera. Buonasera. Buonasera, voce forte e chiara. Buonasera a tutti! Oh, così noi la vogliamo Francesca per questo applauso. Senti, musica, cosa ci proponi questa sera per il pubblico presente, per gli amici di Tuscia TV? Sempre una bellissima canzone, Sere Maggio. Signori e signori, Francesca Bellacqua, prego! Ma che silenzio! Thank you.
anche se non sento dentro me amore, ritorno sempre là a quelle immagini, ai giorni liberi. Amici della sala pronti a dare spazio al nostro grande Oscar Pigliac. Vostri applausi, prego Oscar, il palco è tutto tuo. Grazie. Aspetta, Roberto, aspetta. Guarda, Tony, presentami così, no? Allora, mo io fai partire la sigla, no? Ci stanno degli accordi iniziali, no? Non mi sa perché mi vuoi baciare, che cazzo? No, voglio sapere. No, ma tu fai partire, no? Fai partire. Stai zitto un attimo, sta spiegando. Lui fa partire, no? Ci parte la musica, tu sugli accordi fai. C'è signori, Zeri Golf, da Science Show, è venuto qui a trovarci. Ma qui, al McBurney, Oscar Pigliac. Ma poi fammo ballare, capito? Io me ne nascondo, voi fate finta e mai visto, mi nascondo qua dietro. Dai, sono uscito la seconda. No, dai, fai partire la sigla, vai, parti la sigla. Vai, presenta, dai. C'è il signore! Oscar! Signor, è lui! Oscar! No, ancora dai, è più lungo! Oscar, sei top, sei show! Oscar, via! Vai con le mani! Come sei, cazzo? Perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorato, ogni cosa c'è, cosa c'è che non va. Fatica a vivere e non sorridi mai. Le canzoni sono zingare e rubano poesie. Giustizia e onestà, un mondo che funzionerà.
primo, secondo e terzo, chi sarà primo, secondo e terzo? Cominciamo dal numero 3, terzo classificato, terza classificata, vediamo. Vince un set di 6 coltelli per pizza, Villa d'Este, come spieghi perché sta Villa d'Este Tivoli, che è Fontane, e un coupon di 6 punti luna viene assegnato a... A chi? Eleonora Marini! Applauso! Oh, due maschietti si contentano del titolo questa sera. Allora, visto che avete visto con le votazioni americane, i sondaggi non ci azzeccano mai. Facciamo i sondaggi. Chi vince, Franco o Paolo? Chi è che dice Franco? Anzi, la mano che dice Franco? 1-1-1-2, così pochi partecipano. È vero che ce l'ha più a votare nessuno, però. Comunque, chi è che vota per Paolo? Comunque sì, chi è che vota per Franco? Oh, questa è la musica che passa. Più voti da solo. Passa la musica. Allora, ovviamente adesso nominerò il vincitore. Chi non nomina sarà il secondo classificato. Comunque possiamo dire, Tony, che al vincitore ci sarà anche un bel bacio con la lingua da Oscar Biglia. Con quella lingua, quelle tipo di punti che sta rotolando sulle corna. Guarda, hanno rinunciato ai premi tutte e due. Rinunciano al premio. Rinunciano al premio. Chiedo te. Allora, secondo classificato, no, però primo. Allora, via Sergio, vai. Vince la gara di canto Star per una notte, una confezione di Professional Poker Chips e un coupon di 10 punti luna da mettere insieme per gli altri punti per conseguire il titolo finale. Primo premio vince che silenzio. Che mano mi curassi
step.